Nei sistemi di sviluppo seguiti per ogni nuovo modello, il perfezionamento aerodinamico ha inizio già nello stadio dell'analisi al computer. Partendo dal supporto matematico di progettazione, speciali programmi permettono di valutare già sulla carta la velocità e la pressione dell'aria sulle varie parti della vettura durante la marcia e quindi di introdurre le opportune correzioni di forma. We'll be right back.
Le linee operative fondamentali del centro ricerche Fiat hanno per tema generale l'autoveicolo. Sistemi di controllo e qualificazione del prodotto in termini di prestazioni, qualità e affidabilità. L'auto, riferimento di vettura a basso consumo degli anni 90, ha prestazioni in fatto di velocità e accelerazione allineate con quelle delle vetture attuali. Riguardo agli imperativi di leggerezza e robustezza. È completata da pannelli esterni in materiale plastico composito che contribuiscono alla rigidezza complessiva della scocca attraverso un particolare collegamento alla struttura metallica. A citare, l'analisi modale delle vibrazioni di una struttura per la riduzione della rumorosità emessa. Il controllo di processo tempra a induzione degli alberi motore basato sul rilievo della radiazione infrarossa. L'impianto di ispezione a raggio laser delle superfici interne dei cilindri, dopo smerigliatura, con cui vengono analizzate le caratteristiche delle aree lavorate. Forma e configurazione di carrozzeria della vettura rappresentano il più favorevole compromesso tra resistenza aerodinamica e abitabilità.
tell you how to do jobs. Some of you have been lifeguards as long as I have. Some of you even longer. So just do me a favor, huh? We'll be right back.
Lancilotti, Lancilotti. Paoli, Frenzi, Paoli, Frenzi, 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 che quest'estate non finisce mai. Tutto finisce prima o poi. E qualche volta anche la notte. No, per me no. È la verità delle credo. Non siamo solo noi, circo. Soprattutto quando c'è di mezzo il tanto. E che c'entra le sue adesso? C'entrano, c'entrano. Sono una brutta malattia. Finiscono sempre per rovinare il mondo. Cioè, vorresti dire che su di avoli siamo sempre a dibattere. E chi sono?